attivamente ricorda Vittorio Arrigoni. Vittorio Arrigoni era un ragazzo come tutti noi, ma con una passione sfrenata per i diritti umani. Nasce il 4 febbraio del 75 a Besano in Brianza, in provincia di Monza. Già da piccolo, attraverso i suoi temi, tratta argomenti molto profondi e talvolta arricchiti anche da importanti citazioni, come quelle di Nelson Mandela o Martin Luther King, personaggi a lui molto cari. Finite le scuole, il giovane Vittorio va a lavorare nell'azienda di famiglia, ma anche lì la sua voglia di vivere si fa sentire. Ed un posto dietro ad una scrivania preferisce uscire per guidare i camion. In quegli anni Vittorio inizia un nuovo percorso di vita, il suo percorso di vita, il percorso di vita della solidarietà, dell'aiuto verso gli ultimi. Iniziano i suoi viaggi per il mondo, prima Europa dell'Est, poi Sud America e Africa. In lui vige un pensiero, un desiderio, quello di lasciare sempre il segno, in qualunque posto si trovi. La voglia di fare del bene, ed essere voluto bene, anche trovandosi in un altro angolo del mondo, lo guidano nelle sue esperienze di vita. Fra il 2002 e il 2003 si avvicina alla questione palestinese, aiutando i cittadini in difficoltà e ribellandosi agli assurdi soprusi imposti da Israele. Nel 2005, al suo arrivo in Cisgiordania, scopre che è stato inserito da Israele nella blacklist, probabilmente per paura che Vittorio possa testimoniare contro Israele per crimini di guerra davanti alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia. Viene picchiato, esternamente ed internamente. Lui però non molla, perché la forza di chi vuole fare bene è superiore a tutto il resto. E allora, dopo 2 anni lontano dalla Palestina, nel 2008 insieme a circa 50 attivisti, parte in direzione Gaza. Gli occhi del mondo sono su di loro. Ce la fanno. Nessuno entrava via mare a Gaza da più di 40 anni. È storia. Vengono accolti da migliaia di palestinesi in festa. Anche se si tratta di solamente 50 uomini e donne, qualcuno sta con loro. Vittorio, insieme ad altri 10 attivisti, rimane a Gaza e rifonda l'International Solidarity Movement locale. Inizia a scrivere per il manifesto e diventa cronista di Rai Radio 2. È l'unico inviato sul campo durante l'operazione Piombo Fuso, che distrugge case, scuole, uffici e il cuore di un popolo. Ha una voce fuori dal coro. Mentre la stampa occidentale non parla di quello che sta succedendo in Palestina, lui lo fa, scendendo sul campo, ancora una volta al fianco dei più deboli. Nel 2009 pubblica il libro Gaza, Restiamo Umani. Restiamo Umani sarà uno dei suoi slogan più famosi e che in realtà dovrebbe guidarci tutti, quando dimentichiamo indietro gli altri nel nostro percorso di vita. Vittorio sarebbe potuto rimanere indifferente, a casa sua, ma non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta a stare fermo, non ce l'ha fatta a stare immobile mentre dalle altre parti del mondo c'era chi soffriva. Non ce l'ha fatta a non credere nel suo sogno, il sogno di un mondo migliore, il sogno di un mondo libero, il sogno di un mondo bello. Vittorio Arrigoni fra il 13 e il 14 aprile del 2011 viene rapito e ucciso, ma il suo sogno non morirà mai. Vittorio Arrigoni, non un eroe, un vincitore. Io che non credo alla guerra, non voglio essere seppellito sotto nessuna bandiera. Semmai voglio essere ricordato per i miei sogni. Dovessi un giorno morire, fra 100 anni, vorrei che sulla mia lapide fosse scritto quello che diceva Nelson Mandela. Un vincitore è un sognatore che non ha mai smesso di sognare. Vittorio Arrigoni, un vincitore.